Ciao Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, la domanda di oggi è questa. Dimmi subito, velocemente, 10 tipi di pesto che conosci. Accidenti, così a bruciapelo sono anche un po' in difficoltà. 10 non so se li trovo, ma insomma, vediamo. Partiamo dal pesto al basilico, tradizionale, italiano, Liguria, usato in tutto il mondo. Poi i pesti si possono andare a cercare dove li vogliamo trovare. Non ci dimentichiamo, in cucina non è tanto importante quello che si cerca, ma quello che si trova. Molto buono, che io amo molto, è il pesto di rucola. Pesto di rucola, sì, ottimo con le carni crude, una tartare, un manzo scottato, con un prosciutto arrosto, perché no? Pesto di rucola con i primi, una pasta fredda, noci, pomodorino, mandorle, pesto di rucola è fantastico. Possiamo fare un pesto di spinaci. Piccola premessa, abbiamo parlato di pesto di basilico crudo, pesto di rucola crudo. Beh, il pesto di spinaci possiamo farlo crudo, ma meglio ancora se è cotto. Il pesto di spinaci ha questo sapore molto, tra virgolette, avvolgente. Quindi anche questo con carni molto buone, anche con i primi. Ad esempio possiamo saltare della pasta, in questo caso calda, con un formaggio che può essere un gorgonzola, quindi un erborinato, un pecorino molto stagionato, molto buono. Pesto di pomodori, beh, non è proprio un vero e proprio pesto, nel senso che è pomodoro crudo comunque, fatto molto sottile al coltello, e qui sta a noi. Possiamo metterci paradossalmente zucchero, sale e aceto, è fantastico. Con il pesce crudo è la, come si dice, è la sua morte. Con le carni crude è molto buono. Con la pasta, perché no? Sempre fredda, molto buona. Io, a me piace molto, ad esempio, l'insalata di tortellini fredda. A quel punto lì, con i pesti, vanno a nozze. Possiamo fare quello che in gergo possiamo chiamare il pesto di melanzane. Cosa facciamo? Prendiamo le nostre melanzane, le avvolgiamo nella carta stagnola con degli odori che possono essere timo, aglio, sale, pepe. Con la buccia, mi raccomando, l'avvolgiamo, la mettiamo in forno, 160 gradi. Sono pronte quando noi andremo a tastarle e saranno praticamente molto morbide. A quel punto, con la pasta, versiamo dentro, tagliamo a metà e facciamo uscire tutta l'acqua. Non la buttiamo, mi raccomando. Con la nostra frusta andiamo a sbattere tutta la melanzana e la facciamo come se fosse un pesto. Aggiungiamo un po' della sua acqua se ce ne dovesse essere bisogno, qualche goccia di limone, del sesamo, molto buono, oppure del pepe a chi piace, e è fantastica con i ceci. Una passata di ceci o ceci interi con il pesto di melanzane è fantastico, con del branzino, con della carne. Accompagnare un nostro filetto di maiale con magari panato alle erbe, che è molto saporito, con il nostro pesto di melanzane. Poi, ripeto, i nostri pesti li possiamo trovare in tutti gli ortaggi che abbiamo vicino. Possiamo fare un pesto di radicchio rosso. Piccolo consiglio sul radicchio rosso: possiamo saltarlo leggermente con del vino rosso, da sapore, lascia il colore, a quel punto lo frulliamo con l'immersore. Non bisogna farlo particolarmente sottile, perché poi dopo andrebbe a perdere la sua ruvidità caratteristica, ma molto buono. Ora non so se siamo arrivati a 10, ma mi sembra che comunque qualche buon consiglio l'abbiamo dato. Non l'abbiamo fatto con i pistacchi, forse potevamo farlo anche con i pomodori secchi, ma qualcos'altro troveremo la prossima volta. Bene, per oggi è tutto. Ciao Vincenzo e grazie. Ciao a voi e a tutti quanti.